edizione della festa della libertà dei popoli. Il titolo è Orizzonti Urbani, quindi ovviamente questo primo incontro inizia con due protagonisti, una sta arrivando, chiaramente si collocano in contesto urbano. A mia sinistra c'è Sandro Medici, che tutti voi conoscete, che oltre a essere un militante storico, dirigente della sinistra, il manifesto e quant'altro, ha, come sapete, vissuto questa esperienza molto importante al 10° municipio di Roma, che poi adesso non c'è più, non è stato accorpato. Se parliamo del 10° municipio vuol dire parlare di una città di 200 e passa mila abitanti, no? 220. Sta arrivando Andrea Agostini invece, che viene da un'esperienza di un piccolo comune del Piceno e che chiaramente affronta e ci porrà tematiche molto diverse. Chiaramente il titolo specifico di questo incontro è resistere alla crisi. Resistere alla crisi ovviamente significa partire dai nostri contesti territoriali, insomma dalla nostra vita quotidiana, contesti territoriali che, per rimanere sull'attualità, qui ed ancora, come sapete, vedono una nuova esperienza di casa degli altri, visto che il 6 luglio c'è stata una nuova occupazione in via Cialdini ad uso abitativo, ma non solo, dopo l'esperienza di via Ragusa, che è stata stroncata il 5 febbraio dallo sgombro che il sindaco ha voluto mano militari. Ma nonostante questo, appunto, pochi giorni fa, insomma, è ripartita una nuova esperienza con un nuovo interlocutore, visto che l'interlocutore non è fortunatamente più il comune ma la regione, che comunque già in questi primi giorni ha comunque, insomma, dimostrato un minimo di interesse, la volontà di un confronto. C'è stato già un primo incontro e tra pochi giorni ce ne sarà un secondo, insomma potrebbe, insomma, svilupparsi qualcosa di interessante. Quindi a dimostrazione che appunto nei contesti urbani si cerca di resistere alla crisi partendo dalle condizioni materiali. In questo caso si parla di casa, ma chiaramente poi vuol dire parlare di crisi, vuol dire parlare di crisi del lavoro. Allora, quindi noi, non voglio farla troppo lunga, insomma, in questo incontro vorremmo un pochino intanto farci raccontare da Sandro e Nazarena le loro esperienze molto diverse. Ci possono proporre delle riflessioni che comunque partono da un territorio come quello del Piceno, dove ovviamente anche lì la crisi si fa sentire con la crisi del distretto industriale e quant'altro, e da parte di Sandro, che viene dalla grande città metropolitana come Roma, insomma, che è attraversata da mille contraddizioni. Tra l'altro anche lì c'è storicamente un forte movimento diritto per la casa, ma insomma poi ne parlavamo anche adesso, insomma si stanno sviluppando altre problematiche, altre dinamiche in un contesto di giunta comunale che, ahimè, insomma anche lì, insomma, esalta negativamente la figura del sindaco, che qui come qui, insomma anche lì, insomma, dimostra, insomma, l'incapacità e la lontananza, insomma, no? Di un partito come quello democratico rispetto a certe tematiche sociali, rispetto a certe esigenze sociali. Ma io ripeto, non voglio farla troppo lunga anche perché abbiamo iniziato un po' tardi, darei la parola a Sandro per un primo intervento. Ti sottolineavo il conforto di questo applauso iniziale della festa. C'è ancora un po' di timidezza, sono le prime voci di questa festa. Distinguerei io, intanto come impianto di ragionamento, distinguerei due fasi in cui l'amministrazione territoriale, questo in generale, non c'è differenza tra i territori e le metropoli, sono le due fasi. Ciao Nazario. Una fase relativamente felice, che è stata quella del collaudo anche interessante, non dappertutto e non sempre, ma il cui giudizio può essere in linea generale positivo, dell'esperienza del centro-sinistra, che soprattutto a livello territoriale, appunto nelle amministrazioni locali, in diverse parti d'Italia ha rappresentato un modello interessante, dove sono state anche sperimentate e realizzate politiche avanzate. E senza farla lunga, questo è stato un po' il periodo della stagione dei sindaci, così venne chiamata, in quella fase dove si
collaudava questa nuova riforma dell'elezione diretta dei sindaci, dove effettivamente le forze del centro-sinistra sono state le interpreti più interessanti e anche più innovative di quella fase. E poi la seconda, che è quella che stiamo vivendo, addirittura anche con delle cadute rovinose, che è la crisi di questo modello, che è una crisi politica, magari aggiungo qualcosa, ma è comunque oggettivamente una crisi determinata da politiche economiche che non consentono, anche laddove ci fosse una volontà positiva, anche laddove avessimo delle giunte, dei sindaci, no? Disponibili a politiche più avanzate, invece risentono di una serie di vincoli economici, soprattutto di bilancio, soprattutto della spesa pubblica, che alla fine non permettono di realizzarle. Poi sappiamo, e questo credo che i movimenti, l'associazionismo lo verifica quasi ogni giorno, siamo di fronte anche a un alibi, laddove noi ci troviamo continuamente davanti ad amministratori che, anche sollecitati da proposte belle, intelligenti, generose e così via, rispondono con questa giaculatoria del non ci sono i soldi, e quindi interrompono non soltanto qualsiasi dialogo, ma interrompono fondamentalmente quella possibilità che nei territori, insomma, si possano fare delle progettazioni migliori, che, insomma, che si vada un po' oltre lo stretto ordinario, che peraltro, come sappiamo, è anche deficitario, insufficiente, insomma i servizi chiudono, si riducono le offerte sociali e così via. Indubbiamente però questo problema della difficoltà di poter agire una spesa pubblica dignitosa è comunque impediente, ma le due cose si tengono, perché fondamentalmente fare delle politiche innovative su sollecitazione non soltanto delle componenti, diciamo così, più di sinistra delle coalizioni, ma anche sulla spinta dei movimenti sociali, della domanda sociale in generale, è in qualche maniera un modo per restare in una condizione di opacità amministrativa, di gestione dell'ordinario e, diciamo, in pratica di tirare a campare, insomma, si va avanti così, senza infamia, senza lode. Poi invece sappiamo che alla fine questo modo di interpretare la funzione amministrativa poi sostanzialmente deposita una mancanza sociale, una non corrispondenza alle domande, ai bisogni e così via. Che cosa fare dunque? Io penso che in questo momento per un amministratore c'è l'occasione per avere quantomeno, diciamo, due vie d'uscita. La prima è quella tutta politica e va fatta senza esitazione, cioè bisogna disobbedire, bisogna uscire dai vincoli, bisogna intraprendere delle iniziative e anche avviare delle politiche che non stiano dentro le compatibilità. Questo dice: ma come avviene? Io come faccio a finanziare quel progetto piuttosto che quell'altro se non sono in condizione di farlo? Si fa attraverso le risorse che comunque le amministrazioni locali hanno, che sono non necessariamente finanziarie, ma sono per esempio risorse patrimoniali, sono per esempio risorse che hanno a che fare con l'offerta di stato sociale, di welfare, sono risorse che hanno a che fare perfino con il personale amministrativo, quindi anche banalmente le persone che lavorano nei comuni, nelle regioni e così via. E quindi sotto una spinta che comunque c'è, perché sarà banale dirlo, ma ricordiamocelo, no?
con la crisi aumenta la domanda sociale, la pressione sociale, e contemporaneamente si riduce l'offerta, proprio per queste politiche di bilancio che sappiamo sono sempre più ridotte e insufficienti. E allora, di fronte a questa pressione, quindi anche insomma, semplicemente per dire, ma insomma, a me mi hanno mandato lì, io ho una delega che è quella che mi danno gli elettori, vado a fare il sindaco, mi chiamano a fare l'assessore, sto in consiglio comunale, e beh, io devo rispondere a questa delega che ho ricevuto dai cittadini, e lo faccio con la disponibilità che ho nell'ambito delle cose possibili. Allora, la mia esperienza si può dire scontando un pizzico di presunzione, ha dimostrato che poter agire sul patrimonio pubblico, sul patrimonio comunale, può significare appunto andare incontro a quelle esigenze che diversamente non sarebbero corrisposte, non sarebbero ascoltate. In particolare, io ho lavorato molto sul patrimonio. La stagione più squillante e anche più rischiosa è stata quella a metà degli anni 2000, quando facemmo le requisizioni delle case vuote. Noi appunto nell'ex decimo municipio ci sono tuttora circa 230 appartamenti che sono stati requisiti e consegnati a famiglie che erano nella graduatoria degli aventi diritto alla casa popolare, una casa popolare che però non è mai arrivata e continua a restare, diciamo, un miraggio. E la requisizione è uno strumento che fa parte dell'ordinamento giuridico e che può essere utilizzata. Scusa, puoi spiegare come funziona? Magari può essere utile. Funziona che il sindaco può fare un'ordinanza. Un'ordinanza in cui sulla base di un'emergenza, che normalmente è un'emergenza, come posso dire, catastrofica, no? C'è un'alluvione, c'è un terremoto, no? Allora ci sono delle famiglie a sistemare, quindi il sindaco requisisce degli spazi vuoti per sistemarci queste famiglie che non hanno più casa. In analogia a invece che l'alluvione, per esempio in alcune aree metropolitane, sicuramente a Roma, c'è l'emergenza sociale determinata dagli sfrattati, dalla gente senza casa. Quindi con questa equiparazione l'ordinanza che io ho firmato, le ordinanze sono state numerose, hanno consentito di requisire, appunto, prendere possesso di stabili vuoti da decenni, palazzine intere di proprietà privata che i proprietari appunto avevano lasciate abbandonate. Tutto questo si può fare, diciamo, a due condizioni, parlo dell'aspetto giuridico, non politico. La prima condizione è che questa ordinanza sia temporanea, cioè si dice mi serve per 5 anni che io tengo quelle famiglie lì, perché fra 5 anni io comune sarò in grado di dargli la casa popolare. E quindi ci deve avere un tempo questa ordinanza. L'altra è quella invece dell'urgenza, e in questo caso l'urgenza è rappresentata dal fatto che avevamo il municipio sostanzialmente assediato da queste famiglie a cui nessuno dava risposta. Come intuirete, insomma, i proprietari hanno denunciato queste ordinanze, quindi sono stati dei processi su tutti e 3 i gradi, però il municipio, io in particolare, sono stato assolto. E sono stato assolto addirittura fino alla Cassazione, dove la Cassazione, che come sapete fa giurisprudenza, che cosa ha sancito? Una roba che oggi i sindaci non vogliono ascoltare, non certo la Zarella. E cioè che
questa storia della requisizione non è una roba sgrammaticata, avventurosa, estremista, che ne so, insomma, ma è uno strumento che fa parte dell'ordinamento giuridico e può essere utilizzato da due figure istituzionali, o il prefetto o il sindaco. E la soluzione che si è determinata anche in Cassazione su questa equiparazione fra cadastro territoriale e cadastro sociale oggi consente ai sindaci, proprio in base a questa sentenza, consentirebbe ai sindaci di poter utilizzare questo strumento. Poi abbiamo fatto, poi magari ci torniamo, abbiamo fatto altre operazioni sempre di questo genere, cioè noi lì abbiamo un bisogno estremo di spazi, spazi sociali, spazi per servizi, anche servizi banali, centro anziani, queste cose qui, e però non ce n'erano a disposizione. E con una serie di affidamenti, in questo caso non c'è stato bisogno della requisizione perché mi sono rivolto al patrimonio comunale, attraverso degli affidamenti, c'è una fattispecie, capisco il linguaggio burocratico, ma insomma un amministratore anche di questo vive, c'è una fattispecie che si chiama così, definisce così, cioè la consegna in custodia e guardiania. La custodia e la guardiania significa che si possono scegliere delle realtà sociali, che so, una delle associazioni che per esempio sta in questa festa, e gli si dà in affidamento, in custodia, in guardiania, uno spazio comunale. Per farci che cosa? Oltre a custodirlo ed evitare che vada nella guardiania, ma per farci attività. Per farci che cosa? E questo è un po' uno dei punti, se volete, più, scusate, di carattere analitico, addirittura teorico, giuridico teorico, che è molto interessante oggi da valutare e sul quale stanno lavorando anche i giuristi nostri più intelligenti, più attivi, la Commissione Rodotà, Mattei e tutti gli altri, e cioè una sorta di rapporto di scambio. L'amministrazione comunale non è più in grado di dare quei servizi, anche, ripeto, minimali, che in teoria è obbligata a mettere a disposizione della cittadinanza, per tante ragioni, comprese quelle politiche, ma fondamentalmente per le ragioni economiche, e cioè che non ci sono i soldi per rimettere a posto questi stabili e così via, non ci sono i soldi per costruire nuovi edifici e così via, e quindi gli anziani non hanno un centro anziani, non ci sono i centri antiviolenza, non ci sono i centri culturali, non c'è, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, in un rapporto, ripeto, banalmente di scambio, si può fare la seguente operazione. L'amministrazione consegna a una realtà che viene individuata ovviamente sulla base del fatto che è in grado, no, di realizzare questi servizi. Io do a disposizione un volume, uno spazio pubblico, e in cambio ne ricevo quei servizi che l'amministrazione non è più in grado di fare. Quindi nel decimo municipio, per farla breve, noi ormai, hanno fatto un conto qualche tempo fa, ci sono circa 7.000 metri quadrati di realtà di questo tipo, che sono nell'ordine due centri anziani, due centri culturali, una galleria, diciamo, di esposizione, ma poi anche una sala culturale e così via, un centro antiviolenza, una serie di luoghi che sono stati destinati, che sono alla protezione civile, palestre, ci sono tre palestre, e insomma, l'elenco sarebbe infinito, che sono tutte attività che vengono svolte da soggetti sociali a cui è stato consentito, attraverso questa custodia e guardiania, di sviluppare il loro servizio. E questi servizi, adesso uno poi pensa sempre che facendo queste cose un po' così, un po' avventate, no? Poi già
facciamo un po' le cose di sinistra, no? Che funzionano e non funzionano, che sono sempre un po' così, un po' insufficienti, un po' screpolate e così via. No, al contrario, quello che si è verificato, e chiudo, è che se a queste realtà sociali vengono dati in consegna questi luoghi, ebbene queste realtà sociali, anche laddove non sono finanziariamente robuste, beh, trovano il modo per ristrutturare e rimettere a posto questi spazi per fare delle cose fantastiche, cose belle, cose che funzionano. Ma voi pensate a un centro antiviolenza. Noi l'abbiamo messo in una stazione dei trasporti, la vecchia stazione abbandonata da 40 anni, e quello è diventato un punto di riferimento, potete immaginare. Queste questioni insomma hanno la loro delicatezza, ma è un posto fantastico, dove adesso ci sono queste donne che vogliono lavorare, fanno le cooperative e così via. Ci sono delle palestre dove hanno appunto i pavimenti fatti in maniera meravigliosa per poter fare la ginnastica, cioè non ve la voglio fare lunga, ma quello che a volte uno dice, ma è possibile, ma è giusto fare certe cose, sì, non solo è giusto, ma aggiungo, è possibile e soprattutto funziona, e soprattutto si dimostra che questa è una strada che può contrastare anche queste politiche critiche che in questo momento stanno attraversando le amministrazioni locali. Sandro Medici ci ha raccontato l'esperienza di una grande città, purtroppo che non c'è nessun amministratore, assessore, ma insomma dalla sua esperienza capiamo come invece un sindaco possa fare volendo parecchie cose, c'è un problema di volontà politica. Nazarena viene invece da un piccolo comune. Sandro parlava di disobbedienza, di patto e stabilità, chiaramente parlare in tutto il comune sono problematiche arrivate in modo diverso, immagino. Sì, ovviamente la mia esperienza, sentendo parlare Medici, non è molto diversa, no? Perché io credo che invece faccia una grande differenza essere di sinistra, e tutto sommato poi mi ritrovo nelle parole di Medici, guarda caso, no? E magari non mi ritrovo nelle parole di altri sindaci che magari occupano le città più grandi da me, occupano di quel caso, però e che effettivamente hanno un po', no, questo modo di approcciare dicendo appunto che non ci sono soldi. È vero che la crisi crea dei tagli importanti nei comuni, e anche nel mio comune, che è un piccolo comune di poco, di circa 2000 abitanti, ci troviamo nella situazione di dover rispettare il patto di stabilità, no? Da un paio d'anni anche noi abbiamo questa necessità. Però è vero che non ci sono solo soldi da mettere in campo, o se sono pochi bisogna trovare il sistema di farli in qualche modo diventare dei piccoli semi che poi portano su grandi situazioni e grandi storie. L'ultima storia che vi racconto rispetto alla mia amministrazione, proprio perché sto in un comune piccolo, è quella della scuola. Io ieri sera ho fatto una riunione proprio per la scuola, perché nella nostra scuola non mi si forma, cioè a causa del numero di bambini che sono pochi, una prima media. E ovviamente di fronte a questo il sindaco può avere due tipi di atteggiamento, il sindaco, l'amministrazione comunale può avere due tipi di atteggiamento. Il primo è quello di dire, è colpa mia se non ci sono bambini, no? Cioè non posso mica fare tutti io ne ho fatto uno, non ho fatto granché, però insomma, cioè, non può essere addebitata la colpa, no, dell'assenza di bambini all'amministrazione comunale. Quindi può dire, bene, la prima media non si forma e quindi questi bambini andranno altrove. Oppure ci può essere un atteggiamento diverso. Noi abbiamo ristrutturato la scuola e sulla scuola abbiamo speso veramente molto, davvero tanto, e abbiamo pensato di scrivere proprio sul cancello della scuola, c'è scritto scuola pubblica. Perché c'è scritto scuola pubblica? Perché noi abbiamo deciso, a differenza del MIUR, che è praticamente il Ministero dell'Istruzione,
e della ricerca, e non è più, non contiene più la parola pubblico, di sottolineare invece che per noi la scuola è pubblica e come tale, se non è lo Stato a garantirci i numeri, perché con la riforma Gelmini vengono cancellate delle classi, il comune se ne fa carico, perché appunto rappresenta, anche se l'ultimo filamento di un nervo scoperto che tocca dal vivo, diciamo, la situazione della società, può invece farsi carico. E così ci siamo incontrati con la popolazione per dire che, anche se i bambini sono pochi e la classe non si forma, saremo noi a pagare gli insegnanti. È ovvio che pagare gli insegnanti per mantenere una scuola, una classe, perché quei bambini non hanno nessuna colpa se sono meno rispetto ad un'altra, ad altre classi, credo che l'amministrazione comunale debba farsi carico di spiegare alla propria popolazione che se le tasse vanno pagate o c'è una strada da fare, ne facciamo una in meno, però per noi è più importante che quella classe rimanga. E quindi abbiamo deciso di mettere in campo delle risorse proprio per pagare quegli insegnanti che il Ministero non ci dà più, prendendoli ovviamente nella terza fascia, cioè quindi diciamo come se fosse il Ministero a farlo, e noi andremo avanti spendendo per la scuola, ad esempio. Altri comuni limitrofi, ieri mi è stato eccepito, diceva vorrei vedere se qualcuno fa andare via la scuola. Non è così, perché ci sono alcune situazioni di pluriclasse in molti comuni e non è detto che il sindaco prenda la decisione di fare questo tipo di investimento. Noi invece vogliamo investirci e quindi questo lo facciamo. In più ci sono, Medici parlava di patrimonio, ci sono anche molte risorse che sono le risorse umane, perché il capitale umano esiste in ogni paese e in ogni società, dove praticamente c'è un terzo settore che può creare una forma di volontariato molto importante, tanto che noi ad Appignano abbiamo creato il patto etico con la cittadinanza e devo dire che questo ha funzionato benissimo, veramente molto bene. Noi con questo patto etico abbiamo messo insieme tutte le associazioni presenti sul territorio, compreso l'oratorio. Quanti abitanti fa Appignano? Poco meno di 2000. E abbiamo messo insieme le associazioni che ci sono. Perché? Perché ciascuna di loro ha una specificità. C'è l'associazione Frammenti che si occupa di corti cinematografici e di altre cose, c'è un gruppo che è un centro studi su un filosofo di cui si occupano la bellezza di sì e no 10 persone, però non è che deve essere soppresso per questo, cioè nel senso ha anche la propria valenza, e ci sono altre associazioni come la Proloco, il Corpo Bandisco, insomma tante associazioni che nascono che devono restituire qualcosa alla cittadinanza, per cui abbiamo chiesto di mettere in campo un progetto dove effettivamente indietro ci ridanno delle competenze. Vi faccio un esempio su tutti: il centro studi Francesco D'Arpignano, che appunto si occupa di questo filosofo che interessa appunto, ripeto, a 10 persone, è fatto tutto da gente che insegna nelle scuole, per cui sono insegnanti di latino, di filosofia, di matematica, di inglese. Noi abbiamo chiesto per la dispersione scolastica che in cambio ci dessero delle ripetizioni gratuite ai ragazzi che ne hanno bisogno. Abbiamo comunque portato su un numero consistente di ragazzi che si rivolgono a questi professori che in cambio danno questo tipo di servizio. Mettendo insieme le associazioni, per cui dire che il comune di Appignano dà, facciamo l'ipotesi, 10.000 euro, noi di ritorno abbiamo avuto tantissimo. Uno, in termini, abbiamo iniziato quando, io facendo parte come comune dell'Unione dei Comuni, si tagliava sulle ore destinate all'handicap. Siccome le ore destinate all'handicap ci sembravano importanti, abbiamo chiesto che queste ore ci venissero ad esempio restituite da alcune figure competenti che stanno nella che stanno tra i miei cittadini, tra i cittadini che praticamente abitano a Appignano, che sono entrati in questo meccanismo e hanno addirittura raddoppiato le ore che prima erano molto meno e che invece sono diventate molte, molte di più. Cioè, per cui ci sono delle cose da fare, da poter fare, ci sono delle cose da
da poter fare anche quando, ad esempio, i territori vengono aggrediti. Io vivo in collina e a Pignano del Tronto è un paese particolarmente collinare, appetibile totalmente, ad esempio i pannelli fotovoltaici. E quando c'è stata questa aggressione, perché poi quando si parla di pannelli fotovoltaici sembra che ci sia un beneficio per tutti, non è così, perché comunque sono arrivati gli avvoltoi, moltissimi del nord, a praticamente monopolizzare queste terre, no? Cioè, per cui noi potevamo ritrovarci con un territorio devastato da questo, perché purtroppo in Italia si fa la legge ma poi le linee guida arrivano sempre troppo tardi, quanto ormai il territorio è devastato. Abbiamo creato un meccanismo per cui abbiamo fatto una variante a piano regolatore che non si poteva fare, ovviamente, però a che ora che ti rispondono no, tu non puoi fare questo, abbiamo individuato le aree per il fabbisogno del 130% di energia del mio paese e abbiamo detto per noi vanno solo qui. A che ora che si è fatto tutto l'iter sono arrivate le linee guida e quindi ad esempio il mio paese rispetto a questo si è salvato. Ha i pannelli fotovoltaici ma ce l'ha in zone ben stabilite, perché poi comunque il piano regionale che è stato sollecitato anche da noi e anche da interventi di chi sta in Parlamento, in qualche modo lo abbiamo salvato. Cioè non è sempre vero che non c'è niente da fare, cioè c'è sempre qualcosa da fare, c'è sempre un qualcosa da mettere in campo. Anche per quanto riguarda la TARES, tu la TARES non puoi non farla pagare, no? Perché comunque è una tassa che deve riportare, quella sull'immondizia deve riportare zero, cioè nel senso che devi chiedere ai cittadini il costo della TARES. Il costo della TARES, che però è stato molto elevato soprattutto per le attività commerciali, il Comune a Pignano del Tronto ha deciso di mettere in campo una somma da restituire ai cittadini che hanno pagato la TARES ma poi hanno potuto fare richiesta di un rimborso, ovviamente sulla base del reddito e di quant'altro, per cercare comunque di restituire una tassa che secondo me era quanto ingiusta, perché non teneva assolutamente conto ad esempio del numero di figli, perché poi questo governo delle larghe intese, dove effettivamente si parla molto di famiglia, no? Quando non si vogliono toccare assolutamente alcune posizioni come il registro delle coppie di fatto, no? Cioè, ad esempio, non funziona, però poi per quanto riguarda il numero dei figli non li guardano affatto, no? Per cui si cerca di farlo. Il Comune a Pignano del Tronto ha fatto anche il registro delle coppie di fatto. Lo ha fatto perché? Perché ritiene che sia necessario comunque dare un segnale importante. Però non è che ci siano, alla Pignano del Tronto si conoscono tutti, non è che vengono da te a dirti, beh, effettivamente, sembra come male che l'hai capito, io sono gay, effettivamente non funziona così in un paese piccolo, però tu comunque come amministratore dai il segnale che quantomeno io ci sono se vuoi e in qualche modo posso accoglierti se ne hai la necessità. Bisogna comunque mettere dei puntini che non sono poi così poco importanti. Io vi dico che attraverso ad esempio il patto etico e quindi il dialogo profondo con le associazioni che si sono poi messe insieme, c'è stata la possibilità di interloquire. Che cosa ha creato questo? Uno, il fatto che la cittadinanza capisce molto di più, perché comunque c'ha una relazione con te continua e diretta. Il comune lo abbiamo aperto, sopra il nostro comune abbiamo dato tutte le stanze alle diverse attività, per cui il mio è un comune aperto, dove all'inizio magari la cittadinanza di quelli che stanno davanti al bar, magari mi dicono, ah, questa notte il portone del comune è rimasto aperto, e vabbè, sarà entrato un po' d'aria, cosa sarà successo mai, insomma, no? E alla fine si sono comunque abituati a vedere un comune che respira in molte ore del giorno, perché appunto gli spazi non sono poi così tanti, no? Non c'è tutta questa disponibilità. Lo stesso vale per requisire le case, noi l'abbiamo fatto, però inizialmente ci siamo trovati a requisire ad esempio una casa che veniva protetta dalla prefettura, ad esempio, dove c'era un signore che viveva altrove, e per altrove non intendo il paese di Mariluna in Svizzera, e veniva a fare le vacanze da noi, cioè.
se tu poco poco senti un po' di sinistra, cioè questo proprio ti manda fuori testa, no? Cioè non è possibile. Quindi abbiamo iniziato una battaglia, però nonostante la dimostrazione che questa persona stava fuori, è stato difficile togliere quella casa. Poi quella casa è stata tolta, perché in realtà le case popolari non servono per venire a fare le vacanze, ma servono effettivamente a tanti cittadini che ne hanno bisogno. Si scontra con che cosa in un piccolo paese? Con il fatto che tu togli la casa all'italiano, che poverino è andato a lavorare in Svizzera, che ha sudato e tutto quanto, e la dai all'extracomunitario. Catastrofe. Però queste catastrofi, comunque, quando tu fai capire che poi in realtà quella persona ne ha bisogno, perché comunque ha dei ragazzini che possono venire nella tua scuola, per cui comunque no, si tiene su tutto un sistema, alla fine ci servito a tutto. Ma non può che avvenire attraverso lo scontro, e cioè attraverso la rinuncia del consenso. Devi passare attraverso la rinuncia del consenso, perché se vai dietro al consenso fai una serie di cazzate una dietro l'altra che poi non ti portano niente, no? Cioè perché molti sono venuti da me a dirmi ma io ti ho votato, è sbagliato, la prossima volta stai più attento, perché probabilmente hai votato la persona sbagliata, no? Cioè voglio dire, può succedere anche questo, perché amministrare comunque quando lo si fa a livello di un comune, comunque tu vuoi, perché non è amministrare, non è fare i marciapiedi, attappare le buche, cioè non è questo, è lasciare comunque un segno di come tu concepisci l'idea del governo di una città o di un piccolo paese. Cioè non può essere questo, cioè per cui le critiche io le accetto tutte, vanno bene tutte, però le cose si fanno lo stesso. E poi dopo la gente ha il diritto di scegliere alla fine del mandato se confermarti o meno. Se vai a casa non succede mica niente, cioè così, sei andato a casa. Anzi, tutto sommato sono più contenti, insomma, i miei familiari. Quindi cioè, c'è un'idea comunque di dialogo con la cittadinanza che non è nel mio paese esattamente la democrazia partecipata, non è questo, è proprio l'idea di mettere insieme soggetti che possano lavorare intorno ad un progetto che viene però guidato dal comune, perché ad esempio se noi diamo in mano, facciamo l'ipotesi all'oratorio, la possibilità di fare alcune cose, dobbiamo stare attenti che l'oratorio non tenga fuori famiglie che ad esempio non siano di religione cattolica, cioè nel senso che il governo laico di una città è l'impronta fondamentale che poi si deve dare. Le risorse sono poche, sicuramente, i cittadini devono fare dei sacrifici, però che cosa è successo ad Alpignano? È successo qualcosa, secondo me, di molto positivo, che è stato quello di vedere che se poi attraverso questo patto etico che ha visto l'impegno del comune da un punto di vista economico, però tu mi devi restituire un tot e il progetto deve essere per la cittadinanza, e cioè per rimettere in circolo e riassorbire quei soggetti che sono più deboli all'interno di una trama sociale, perché non li puoi comunque lasciare, in qualche modo tutti si fanno carico della comunità, per questo no? Cioè io parlo spesso di comunità comune, cioè comune vuol dire questo, cioè appartiene anche a te, non puoi non darmi la delega e basta, e stare al bar a criticarmi, fammi vedere anche tu che cosa sai fare e riesci a fare. Devo dire che questo ha portato in primis la fondazione Carisap ad accorgersi di questo progetto, e anche la fondazione ha finanziato molto questo progetto, però ha portato il fatto che tutte le strutture ad esempio sono in comune, abbiamo comprato una cucina, ci sono le sedie, abbiamo i gazebo, però ovviamente le feste si devono organizzare non in contemporanea gli uni contro gli altri, ma attraverso un raccordo che vede tutti quanti in qualche modo uniti. Questo lo abbiamo fatto anche a livello di Unione dei Comuni, dove io faccio praticamente, mi hanno dato questa parte, e anche lì abbiamo fatto siamo partiti con un progetto che si chiama Pangea, perché appunto sono tante zattere
che sono lontane ma in realtà si uniscono, si incastrano bene le une con le altre, dove faccio l'esempio, il comune di Appignano del Tronto ha in dotazione la telecamera e le sedie, un altro comune ha in dotazione il telone e quant'altro. Insieme alle sedie girano anche le persone all'interno di un territorio più ampio, dove c'è un accordo e un raccordo, perché io non so nelle grandi città, ma nei piccoli paesi si guarda molto, fatto io la festa, quante persone sono venute? Beh, dipende, no? Perché questo vuol dire uccidere chi effettivamente vuole fare, vuole avere un impegno diverso, no? Perché se io faccio brutalmente, se io faccio la porchetta, è normale che c'ho più gente, no? Se faccio invece un'iniziativa sul cortometraggio, per esempio, ho meno gente. Questo non vuol dire, no, assolutamente, che quella cosa ha meno valore, ma da me c'erano più persone. E allora? Bravo, cioè ti diamo la coppa, non esiste la coppa per avere più persone, però abbiamo visto come effettivamente tutti quanti si mettono in gioco e abbiamo unificato il tutto con una serata comune tra tutte le associazioni che praticamente raccoglie tutto il paese. E questo, devo dire, ha fatto bene al paese, ha fatto molto bene. È chiaro che in un momento di crisi abbiamo cercato di creare anche quelli che sono i voucher, perché non è che puoi prendere i soldi e darli così, non è che ci sono i cassetti in comune, che uno apre, cioè, €1.000, non funziona così. E, tranne quelli dei sindaci e degli amministratori che spesso insomma devono mettere mano al portafogli, però in realtà c'è un impegno di bilancio e anche il bilancio assomiglia a un'idea di gestione del paese. Da me, che vi posso garantire è un paese di destra il mio, devo dire che questa cosa poi alla fine ha funzionato e ha funzionato bene, perché ripeto, concordo pienamente con Medici. Non ci sono i soldi, ma io credo che le invenzioni più grandi si fanno quando le risorse non sono tutti svelti. Se hanno i soldi sappiamo far bene tutto, no? Cioè bisogna comunque chiamare la cittadinanza a fare delle cose, a cercare comunque di mettere dei paletti. Se diamo a disposizione un locale per fare ad esempio delle feste o delle riunioni, questo locale non può essere gestito, cioè l'amministrazione comunale si deve far carico di questo, deve dire: per poter aprire, chiudere e pulire questo locale dovete prendere una persona che ha un reddito basso, che non lavora e che non sia discriminata. Tu questo lo devi controllare. E in questo modo sei costretto a fare questo, a cercare di capire quali sono i bilanci di queste persone e come effettivamente li spendono, in che modo questo terzo settore si spende per la propria comunità. E vi posso garantire che il nostro paese, e credo dappertutto, è pieno di competenze e di gente che può essere messa in gioco, per cui l'amministrazione non può essere qualcosa di lontano, è qualcosa che viene da te, ti bussa e ti dice: amico mio, c'è una crisi, benissimo, d'accordo, mettiamoci insieme e cerchiamo di risolverla, perché io da sola non riesco a fare nulla, tranne che dire: non ci sono i soldi, questo è quello che si può fare e finiamola là. Noi, a posto dei pannelli fotovoltaici, abbiamo preferito mettere nelle case delle persone che stanno in campagna i pali fotovoltaici con la luce e il pannellino fotovoltaico, cioè per far capire che non è che eravamo contro il fotovoltaico. C'è anche un altro modo di vivere, no? Cioè in qualche modo questo paese e il sistema. Poi c'è chi effettivamente cerca di mettersi contro, di traverso, però quando poi le cose funzionano e tu la città la richiami alla propria responsabilità, i cittadini capiscono molto di più di quello che noi possiamo pensare e immaginare, capiscono molto e sanno bene come funziona. Dov'è che si perde la catena di tutto questo? Secondo me la catena di tutto questo si perde poi quando la realtà si allontana e tutto diventa invece uno slogan, no? Per cui chi la dice meglio o chi la dice più grossa l'ha vinta. E in realtà noi stiamo vedendo esattamente questo, perché per quanto riguarda ad esempio il governo Renzi, ha detto che comunque avrebbe dato soldi alle scuole per metterle a posto, a noi Renzi ha dato 7.000 euro, però cosa fa Renzi? Renzi fa disegna l'Italia con tante bandierine
e mette la bandierina anche su come ne abbiamo tolto, però questo non gli deve essere concesso, perché per 7.000 euro te le ripigli questi 7.000 euro, io non ci faccio niente di una scuola di 7.000 euro, no? Cioè, però pur di metterlo e dire che con questo si è cercato di fare. Vi dirò di più, in che modo sono stati dati questi soldi? Questo deve essere sollevato. Io ho sollevato un problema molto profondo quando c'è stato il click day, no? Cioè, per cui c'è stata una pubblicità molto forte su tutto questo, però in realtà ci siamo chiesti, ma hanno dato i soldi? Come li hanno dati? In che modo? Tutto questo ancora non ci viene spiegato e credo che noi sindaci che stiamo ai confini, diciamo, di questo mondo, che è quello reale, che è ai confini per loro ma reale per noi, dobbiamo essere noi a chiederlo e a farci portavoce di quelle che invece sono le risorse spese male, perché 7.000 euro, devo dire, secondo me, se avesse messo insieme ad altri soldi per poter aiutare un'altra scuola avrebbe fatto meglio, piuttosto che mettere una bandierina. Quindi noi non siamo soltanto quelli che amministrano i paesi, sono anche quelli che devono spiegare alle persone quanta verità c'è, perché si pagano queste tasse. Vengono da me e mi dicono: sindaco, mi hai mandato questa tassa? Sì, però io ti faccio presente che se c'è una televisione c'è qualcun altro che te la manda, perché anche questa storia della tassa, puoi fare tutto di più, puoi fare come vuoi, vuol dire semplicemente che c'entro io è stato il tuo sindaco. Da questo personalmente credo che non lo dobbiamo permettere e dobbiamo trovare il sistema di contrastare questo tipo di politiche populiste, perché questo sono, e farle diventare invece delle politiche popolari, e cioè delle politiche che stiano più vicine alle persone, a quelle che sono le proprie esigenze e soprattutto alla disobbedienza di cui parlava prima Medici, perché quando io mi trovo di fronte alla possibilità di avere una famiglia con dei minori, non mi importa di quale nazionalità sia, trovarsi sotto un ponte, beh, da me così non funziona, requisisco le case che non ci sono, poi dopo si faranno le cause e quant'altro, ma io comunque vado a dormire più serena, vado a dormire con qualche rischio in più, non credo, vado a dormire peggio se invece non faccio ciò che mi sembra più giusto. E quindi è dovere di un sindaco in primis fare ciò che gli sembra giusto. La legge ovviamente la devi rispettare, ma a volte viene dopo. Tutto qua. Grazie. Abbiamo ancora un po' di tempo, abbiamo sentito due esperienze molto diverse, un piccolo paese, un piccolo comune di 2.000 abitanti, una grande città come quella di Roma, ma appunto per dare uno sguardo non facile, un altro sindaco è possibile, abbiamo sentito, no? È possibile veramente andare a governare per cambiare le cose, non per farsi cambiare dalle cose. E adesso io, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda o qualche breve intervento, ovviamente ho due microfoni di fuori in mano, quindi uno posso cederlo volentieri. E tutti i giorni deve combattere con un sindaco invece è molto diverso da quelli che abbiamo ascoltato. No, appunto, proprio perché noi abbiamo a che fare con un sindaco che è l'opposto di quello che è stato rappresentato qui, e anzi aggiungerei il fatto che alla totale subalternità, alle compatibilità, lei aggiunge l'arroganza, quindi immaginate un po' questa specie di mix devastante di una persona che assume tutto come un dato e poi te lo riversa contro anche con arroganza. E in questi giorni ci stiamo occupando di un caso che è abbastanza emblematico di quello che avete raccontato voi, e si tratta di un edificio che sta all'interno del Parco del Conero, e più precisamente proprio nel cuore di Porto Novo, che è uno dei luoghi più belli e più amati dai cittadini anconetani, un luogo che è sempre stato di proprietà dei Mutilatini, l'associazione che comunque delle vittime civili di guerra, era una foresteria in cui le famiglie andavano, i Mutilatini, per passare le vacanze. Poi questo edificio venne comprato nel 2004 dal comune di Ancona, è stato abbandonato per alcuni anni ed oggi, con la scusa dell'assenza di risorse e con i privati pronti a comprare questo edificio, e con lo strumento messo in campo dal governo Monti, della Cassa Depositi e Prestiti, che la Cassa Depositi e Prestiti praticamente ha istituito un fondo che aiuta i comuni a svendere il patrimonio pubblico, quindi sostanzialmente con i soldi di tutti noi aiutano i comuni a svendere dei beni che sono di tutti noi. Ma al di là dell'illogicità di questo sistema italiano, il comune di Ancona ha deciso di prendere questo bene che sta all'interno del Parco del Conero, è
un bene comunque dentro un ambiente naturale paesaggistico molto bello, di venderlo e anche dichiarato che è pronto a renderlo un albergo, un ristorante o comunque un qualcosa che andrà ad impattare in maniera irrimediabilmente devastante su un contesto che invece è tutto naturale. E di fronte a questo noi abbiamo detto al sindaco: guardi, esiste un modo alternativo di gestire i beni pubblici, esiste un modo alternativo di affrontare la crisi, e questa storia che senza questi 2 milioni di euro noi non possiamo tappare le buche non la vogliamo più ascoltare, perché ci sembra veramente la resa della politica alla ragioneria, insomma alla logica del bilancio. E quindi si è formato un comitato aperto di cittadini, a cui hanno aderito associazioni di tutte le estrazioni, dal Comitato dell'Acqua Pubblica, Lega Ambiente, il WWF, il Club Alpino Italiano, Italia Nostra, gli Scout, tutta una ampio strato di soggettività diverse tra loro, che dicono al comune: non lo vendere, costruiamoci un progetto partecipato per fare di quel luogo un posto in cui possono andare le scuole, gli scout, oppure può essere usato dall'università, oppure una sala polifunzionale per i cittadini in coetanea. Su questo progetto è partita una raccolta firme, stanno già girando i moduli e si può anche firmare al banchetto insieme ai ragazzi che stanno raccogliendo le firme per la seggiola del Papa. Domenica faremo una grande manifestazione proprio a Porto Novo, con appuntamento alle 10 alla rotatoria a monte di Porto Novo, appunto, e intendiamo andare fino in fondo con questa battaglia, perché ci sembra proprio emblematica di un modo diverso di intendere la politica, tra chi si arrende alla realtà e la subisce e chi invece vuole provare a cambiarla e a mutarla. Grazie Presidente. Altri interventi? Visto da un edificio a un altro, passiamo un po' diversi. Silvana di casa di mia. Passiamo dall'edificio all'altro. Allora, sì, no, vabbè, nel senso, appunto, condivido quello che diceva Francesco su, insomma, questo tipo di amministrazione che noi ci troviamo oggi di fronte alla nostra città, che è un'amministrazione abbastanza sorda e che comunque non pone un elemento di dialogo e di confronto, no, con quelle che sono le realtà della propria città, perché come dicevate voi prima, i territori sono molto complessi, sono differenti, e comunque le soggettività che vivono dentro un territorio in qualche modo dovrebbero essere ugualmente rappresentate, no, in un certo senso, comunque messe a valore. Dico questo perché ovviamente in un'epoca in cui, avete descritto voi bene prima, nel senso in cui la parola d'ordine di questa Unione Europea, di questa Troica, che comunque sta imponendo un rigorismo flessibile e che quindi vuole restringere quello che è l'accesso anche ai diritti fondamentali delle persone, è chiaro che non ci sono molte soluzioni, almeno apparentemente, no? Quindi forse è vero, no, che siamo quasi obbligati a volte a infrangere delle regole, ma non perché ci piace, cioè non perché reputiamo a prescindere, no, che sia sempre giusto trasgredirle, ma perché la materialità della nostra vita molto spesso ci pone al fatto che le stesse regole non sono più adatte forse a quello che oggi ci troviamo a vivere. Prima si citava la Commissione Rodotà, no, sui beni comuni. Ecco, io credo che nel momento in cui riapriamo degli spazi, e lo facciamo trasgredendo delle regole, no, perché anche in questo caso, no, l'esperienza magari di cui io sono portatrice stasera, no, parla di un'esperienza di occupazione che ha riaperto, apparentemente ovviamente ha compiuto un atto illegittimo, no? Cioè nel senso, abbiamo riaperto un bene pubblico. Ma l'importanza politica di riaprire un bene pubblico è illegale, non illegittimo, scusate, è legittimo, ma ok. Però nel senso che comunque ti viene sempre posto, no, questo problema, no, di dov'è il confine della legalità o dell'illegalità, no? Ecco, i movimenti quando si pongono, no, all'interno di questi ambiti di lavoro, quindi come potrebbe essere
la casa piuttosto che gli spazi che vengono legati alle persone, no? Hanno una grande responsabilità, perché nel momento che compiono questa azione trasformano un bene pubblico in un bene comune, e questo trasformare un bene pubblico in un bene comune porta un grande cambiamento, ed è un cambiamento radicale sia rispetto appunto alla materialità, perché nel caso che noi apriamo degli spazi per destinarli ad uso abitativo, no, allora ci riappropriamo, no, di una ricchezza sociale che non è distribuita ugualmente, e nello stesso tempo facciamo una forzatura su quello che sono poi le regole e anche quindi quelli che sono i principi costituzionali. Però si apre un ragionamento, si apre una contraddizione, cioè si apre una contraddizione voluta, perché c'è bisogno comunque di apportare un cambiamento. E da qui nasce un po' Casa degli Altri, no? Cioè nasce dalla volontà di uno, far sentire che i beni che sono disponibili sul territorio sono di tutti, sono un po' di tutti, e che su questo bisognerebbe aprire una discussione quando questi beni vengono chiusi o vengono abbandonati, soprattutto quando dall'altra parte c'è un'emergenza, in questo caso appunto abitativa molto forte. Noi c'è stato, quando è stato questi giorni, l'inchiesta del Sole 24 Ore, no, che poneva la provincia d'Ancona, riportava proprio lo stesso dato nazionale, no, del fatto che nella nostra provincia una persona su tre non ha lavoro. I dati sugli sfratti stanno aumentando in maniera esponenziale, e quindi come far fronte a questo? Nel momento che noi andiamo a chiedere e ci rivolgiamo continuamente alle istituzioni, ma quando queste non hanno la volontà politica di affrontare questo problema, ma comunque si chiudono sempre la porta, perché noi in questo percorso ci siamo relazionati con tante persone diverse, e le storie che abbiamo ascoltato, dalle più diverse, comunque alla fine ci riconducono sempre al solito problema, cioè ovvero della persona, del cittadino che va ai servizi sociali, quando è migrante gli viene detto torna nel tuo paese perché qui non c'è posto per te, ok? Quando sei italiano non è che ci sia una risposta diversa, se non quella di dire ma non hai dei genitori che possono darti una mano, non hai dei parenti a te vicini che possono sostenerti. Tra l'altro in questa nuova occupazione ho parlato proprio con una vicina che sta di fronte allo spazio nuovo che abbiamo occupato in via Cialdini, una famiglia di italiani che ha due figli e sono un mese che vivono senza acqua e senza luce, è stato staccato le utenze, e che quando si sono rivolti ai servizi sociali gli è stato detto attenta bene, perché se tu continui a non avere l'acqua e la luce ti possiamo portare via i figli. Cioè viviamo in questo paradosso, no? Cioè che nel momento io che ti vengo a chiedere aiuto quasi io mi denuncio e quindi ammetto una colpa e non il fatto, e non un disagio, e quindi una richiesta d'aiuto, e questo mi espone non a ricevere un aiuto ma a aver paura del fatto che mi possono portare via i figli. Cioè, ci sono delle cose che non riusciamo a comprendere, cioè come può funzionare in questa maniera, no? Ci chiediamo. Ecco, via Cialdini, che è questo posto che è stato chiuso da 22 anni, che appunto era la vecchia sede del PCI, e che è stata venduta alla regione, è un posto tra l'altro molto grande e che ci piacerebbe riempirlo di tante cose, di tante esperienze, e dico questo perché, come dicevamo nelle case degli altri quando occupammo in via Ragusa, ci siamo resi conto che proprio questo meccanismo che i servizi ti offrono sul territorio sono meccanismi che rendono la persona comunque dipendente a una forma di assistenzialismo che non ci piace, perché neanche l'idea di riaprire un posto e farci dei progetti per noi vuole creare una stampella alle istituzioni, no? Non vogliamo essere la stampella di qualcuno, quello che vorremmo creare è un percorso di autonomia che porta le persone che comunque sono in difficoltà, e non solo, io questo ci tengo a specificarlo, perché attualmente Casa degli Altri non è composta solo da persone che hanno bisogno di una casa e lì vi risiedono, è composta anche di persone che non hanno una casa ma hanno un lavoro, o di persone che hanno una casa ma non hanno un lavoro, cioè nel senso c'è tutta una molteplicità di situazioni, ok, che però hanno bisogno di ripartire da uno spazio comune per ripensare il proprio presente, perché hanno bisogno di progettare un proprio futuro, no? Quindi il discorso del protagonismo delle persone deve essere, come dicevo prima, messo a valore, perché le persone non è che chiedono di essere aiutati con un tempo o vogliono essere accompagnate secondo dei criteri che altri decidono o stabiliscono per noi, ma che forse una relazione di dialogo, no? Vero, autentico, permette a queste persone di dire anche quello che io so fare, quello che io posso mettere
mettere in comune per il territorio in cui vivono, anche sull'esempio appunto che dicevi prima, no? E appunto ci siamo resi conto che anche molte persone che vanno appunto, si rivolgono ai servizi sociali, poi vengono parcheggiate temporaneamente nelle strutture, come è stato nel caso delle persone di Casa degli Altri, oppure gli viene detto guarda, fai un corso di formazione, ti inserisco dentro questo percorso, questo progetto, e tra l'altro sappiamo bene che questi percorsi, questi progetti poi servono per far girare altri soldi, finanziamenti, no? E cose di questo genere, che però non permettono di sviluppare l'autonomia della persona, quando voi invece all'interno di questi spazi che sono stati occupati, ripresi in questa formula qui in tante altre città d'Italia, abbiamo visto che anche in percorsi molto differenti ha portato al fatto che le persone nella loro autonomia hanno anche costruito delle forme alternative di lavoro e quindi anche delle forme alternative in cui procurarsi del reddito e socializzarlo all'interno dello spazio e anche con altre soggettività presenti nella città. Quindi su questo appunto l'appello che faccio e colgo l'occasione di fare stasera è quello di poter condividere questa esperienza con le persone che appunto che vivono ancora e non solo, perché sicuramente questo spazio possa vivere, se non sarà possibile praticarlo lì, possiamo praticarlo anche in un altro luogo, però quello che è sicuro è il fatto che questa è un'alternativa e che quello che noi chiediamo è lasciateci praticare questa alternativa, perché dall'altra parte non ci sono alternative che possono, sono state individuate fino adesso. Quindi credo che non abbiamo appunto altre possibilità se non quello di poter metterci insieme e capire come da questa crisi possiamo uscirne in maniera anche forse più degna. Questo. Grazie Simone. Allora, sono le 8:10, tra l'altro vi dico che a proposito di Casa degli Altri, venerdì 1 agosto faremo una cena, sono in una piazzetta vicino dove c'è l'edificio occupato, una grigliata in piazza, e qui vedremo la gente del quartiere, ma ovviamente tutti quelli che vogliono venire, anche perché poi useremo l'incasso per appunto un fondo di spesa per questa nuova occupazione, quindi venerdì 1 agosto chi vuole venire, poi metteremo anche l'avviso, faremo dei volantini, quindi chi vuole aderire ci farà piacere. Dunque sono le 8:10, 8:15, chi c'è? No, se non ci sono altre domande darei la parola a Zorena e poi a Sandro per una chiusura, se si dà d'accordo. Questa vostra, cioè sei quello che hai detto tu, che è quello che ha detto prima Rubini, Francesco, ovviamente fa capire come a volte non il territorio, quello che dicevo prima, le competenze ce l'ha, a persone che hanno comunque voglia di mettersi in moto per altre persone. Io credo che l'idea di gente che aiuta gente debba essere fortemente sostenuta da chi effettivamente c'è. Quello che voi avete raccontato è un reddito indipendentemente, no? Da quello che si riveste, non è che devi necessariamente essere un assessore piuttosto che un sindaco, piuttosto che un consigliere provinciale, comunale o regionale. È questa catena qui di gente che aiuta gente che deve essere messa in moto, e credo che le istituzioni debbano farsi carico di questo facendo quello che prima Sandro diceva, e cioè non è vero che poi se uno mette a disposizione dei luoghi, questi luoghi vengono devastati, allora ne facciamo tutti i musei chiusi perché comunque c'è sempre un rischio, ma poi chissà cosa vanno a fare, ma poi chissà che cosa succede. Cioè dobbiamo avere il coraggio e soprattutto dobbiamo essere onesti e pensare che non soltanto noi possiamo pensare il meglio per la città, ci sono molte forze in campo, e avere il coraggio di ascoltarle e di cambiare le nostre idee quando quelli che vengono al cosiddetto basso, no? Quelli che vengono dal basso possono essere utili. E quindi complimenti a voi, perché comunque questa è la testimonianza di chi effettivamente il territorio lo vive indipendentemente dal ruolo che riveste. Grazie. Solo per aggiungere, diciamo, un punto importante, strutturale, l'intervento di Francesco segnala una, diciamo, una dinamica ormai molto diffusa, che è quella peraltro anche favorita dalle politiche governative, che poi a loro volta sono l'esito degli indirizzi europei e così via. Cioè che cosa? Siccome le amministrazioni locali vengono
saccheggiate, diciamo, nelle loro pertinenze finanziarie e quindi hanno i bilanci ridotti, devono trovare esse stesse in modo di pagarsi. Quindi o accennava prima Mazzarella aumentando le tasse locali, una fiscalità ancora più pesante, oppure andandosi a trovare i soldi vendendo il proprio patrimonio. Queste sono politiche che addirittura vengono incoraggiate. La funzione della cassa depositi e prestiti, che originariamente anzi era una cosa buona perché aiutava la progettualità dei territori, adesso è diventata un'agenzia immobiliare malvagia per di più. Ha questa funzione di diciamo regolazione, gestione, ma nello stesso tempo anche proprio un po' come una volta i vecchi sensali, di individuazione dei patrimoni migliori. E quindi questi edifici vengono venduti, il comune può avere un suo riscontro economico e magari ci attappa le buche. Poi non è così semplice, perché la ritmica dei bilanci, allora tu quei soldi li puoi usare per questo, non per quell'altro. Poi insomma, diciamo che tornano direttamente ai comuni. Allora, prima questione. Gli amministratori, in quanto eletti, sono diciamo provvisoriamente i gestori del patrimonio pubblico, il quale patrimonio pubblico non è di proprietà del sindaco, cioè i mutilatini non sono di proprietà del sindaco di Ancona, ma sono di proprietà di tutti noi. L'eletto amministratore è quello che deve garantire che questo patrimonio che appartiene a tutti venga messo a disposizione di tutti, o comunque venga utilizzato per il bene collettivo. E questo non succede, perché appunto i sindaci che cosa fanno? Lo danno, diciamo, alla speculazione privata per ottenere appunto 4 soldarelli per fare quelle cose che mancano. Allora sì, siamo una questione di rimanenti. Oggi la politica non è più garante rispetto ai cittadini sulla salvaguardia del patrimonio pubblico. E guardate, questo è uno scenario nuovo, inquietante e assolutamente pericoloso, perché va ovviamente contrastato, ma direi di più, va anche immaginato un meccanismo, anche una formula giuridica che rimetta in gioco la possibilità dei cittadini, quelli che stanno firmando con Francesco per avere i mutilatini, questi cittadini devono essere messi in condizione di poter utilizzare quel patrimonio, se no gli viene espropriato da il primo speculatore che passa, che lì ci fa il ristorante, il campo da golf, l'albergo e così via. E guardate, questo è, insisto, un punto veramente fondamentale che ha a che fare proprio con l'impianto giuridico, quindi assolutamente costituzionale, che sta mutando nel profondo questo paese. Insomma, uno non si sente più garantito anche rispetto alle persone che ha votato sulla salvaguardia del proprio patrimonio. Inoltre, quando un sindaco dice ma io sono costretto a fare questo perché o io lo do all'immobiliarista, oppure a chi lo do? A quei 4 straccioni, no, che non hanno una lira e che sono pure un po' velleitari? Come faccio? Come posso garantire che quel bene venga utilizzato al meglio? Poi viene la Corte dei Conti. Voi sapete che adesso si è aperta una storia anche col Teatro Valle, no? Perché appunto la Corte dei Conti dice ma tu utilizzi le tue risorse in maniera indebita e così via. Allora, dov'è che deve subentrare qui l'elemento che può inceppare questo meccanismo che sembra inesorabile? È quello che diceva prima Lazzarello, il conflitto. C'è altra strada, il conflitto.
l'occupazione è illegale, l'occupazione sì, è illegale, però l'occupazione non soltanto è una riappropriazione, anzi una riconsegna ai cittadini di un bene che invece verrebbe espropriato da un privato qualsiasi, ma addirittura è anche un modo per offrire alla cittadinanza quei servizi di cui la cittadinanza è priva, anche perché se no i sindaci ormai sapete cosa che sono diventati, dei piccoli ragionieri contabili, arriva il padroncino che ti porta un progetto, se mi fai fare due palazzine io te do una scuola materna. Questo è diventato il sindaco. Il sindaco fa questo, le amministrazioni ormai sono ridotte a questo. Poi c'è qualcuno che ci gode, perché è contento, perché lui pensa che in questo modo risolve il problema della crisi economica, rimette in moto l'economia, lavorano le imprese, gli edili, le cose, dopodiché distrugge il territorio, per esempio dei pannelli, ma voglio dire delle relazioni in Adriatico, che ne so, l'alta velocità, insomma qui c'è un lungo elenco, non solo c'è questo elemento distruttivo che significa irrimediabile rispetto a un bene patrimoniale come quello della natura, ma per di più tutto questo poi non si riversa come benessere collettivo, perché comunque ha una forma privatistica. Io sono stato amministratore in quel municipio dove c'erano gli stabilimenti di Cinecittà, che sono stati uno dei primi esempi di privatizzazione. Guardate come è finito: quelli l'hanno venduto perché doveva rilanciare il cinema italiano, che è appunto memore di antiche stagioni e così via. Dopodiché, questo qui dice: io non ce la faccio, non ho sviluppato nessun rilancio del cinema italiano, fatemi fare un albergo, quattro piscine e un campo da golf. A questo siamo arrivati, quindi le privatizzazioni, che sono il modo attraverso cui diciamo la classe dirigente italiana, sostanzialmente il Partito Democratico e dintorni, oggi pensa di poter risolvere la crisi, è esattamente questo, cioè consegnare definitivamente questo paese al privato e considerare tutto quello che invece è un bene collettivo come una merce da mettere sul mercato. Resistenza, opposizione, contrasto. Del resto può sembrare un po' retorico, chiedo scusa, però insomma è una citazione forse il principale giurista che ha poi orientato la ricerca costituzionale italiana, quella che poi fu nel dopoguerra, sto parlando di Piero Calamandrei, pure lui diceva: guardate che non tutto quello che è legale è giusto e non tutto quello che è illegale è ingiusto. Si tratta di interpretare o da un'amministrazione, un governo illuminato, intelligente, democratico, che favorisce appunto la partecipazione, la riappropriazione, l'autogoverno e così via, oppure direttamente dai cittadini che si devono sentire autorizzati a queste forme di resistenza e di riappropriazione. Grazie. Grazie a te. Allora, chiudiamo qua, ringraziamo Sandro e Nazarena, Nazarena e Sandro. E domani ci sarà l'incontro sempre sui beni comuni con Marco Bersani, riappropriazione e beni comuni, quindi siamo sempre in tema. Buona serata. Massimo, hai firmato tu per... Sì, dobbiamo firmare. Quella? Noi abbiamo firmato.